L'idea che ci siamo dati, o meglio l'obiettivo, è quello di realizzare parcheggi in struttura, ma anche di riuscire ad esempio ad aumentare, ad implementare quelli che sono i parcheggi a raso. L'obiettivo principale è anche quello di riuscire a togliere le auto dal centro storico. Oggi il centro storico è praticamente pieno di macchine, ma anche quello di consentire sia alle persone che vengono a lavorare, ma anche ai tanti cittadini pesaresi, non solo, che vogliono venire a fare un giro in centro o fare compere in centro, di trovare comunque un parcheggio in modo comodo. E tra le aree individuate abbiamo visto che potrebbe essere adatto per realizzare un parcheggio in struttura sia il parcheggio del Carducci, l'area del Carducci, oppure anche pensare di realizzare un parcheggio in struttura nella zona davanti alla caserma. E diciamo che mentre inizialmente, fino a qualche anno fa, si pensava di fare parcheggi sotterranei, ma abbiamo visto che ci sono tantissimi problemi legati a tutta la parte archeologica di cui è ricca la nostra città, oggi stiamo pensando di parcheggi in struttura, ma di parcheggi sopraelevati. Queste sono le due aree che al momento sembrano più adatte. Insieme a questi progetti stiamo verificando la possibilità anche di allargare, ampliare quello che è il parcheggio in via della Liberazione, anche qui davanti alla caserma, e cercando di migliorare quella che è la zona del parcheggio sotto gli Ortigiuli oppure in un'altra area vicino a Piazza Falcone Borsellino. Quando pensiamo a un parcheggio non possiamo pensare sempre come se fosse un'area brutta, in realtà vorremmo presentare e portare avanti progetti di riqualificazione urbana, prevedendo soprattutto le nuove alberature, prevedendo anche delle aree verdi e quindi cercando anche di riqualificare quello che sono le zone dove andremo a fare i parcheggi. Ovviamente tutti i progetti di cui stiamo parlando, la tutela rispetto alle piante esistenti, soprattutto quelle piante che ormai hanno decine di anni, hanno anche un valore molto importante dal punto di vista ambientale, l'obiettivo è riuscire a fare dei progetti che tutelino anche le piante.